quello della forma di San Martino, siete molto impegnati come circoscrizione? Diciamo di sì, in questi giorni siamo anche impegnati a tempo pieno, ma non soltanto noi, ma l'intera comunità sia di Prosecco che di Controvento. Sono impegnati tutti quanti nella realizzazione di questa che, oltre ad essere un'occasione importante per il comune di Trieste, è anche un'occasione importantissima per l'economia nostra locale e per la riproposizione delle tradizioni e la ripresa, diciamo, di certe tradizioni che erano andate perse o dimenticate nel tempo. Quest'anno, ma diciamo già da un paio d'anni, il calendario è piuttosto nutrito, piuttosto corposo. Si comincia quest'anno il giorno 6 di novembre per finire il giorno 11 con la giornata specifica di San Martino. Abbiamo un nutrito numero di iniziative che impegneranno e impegnano tutti quanti noi nella loro realizzazione, come a cominciare dai brindisi con la partecipazione del coro femminile che c'è nella trattoria sociale di Prosecco il giorno 6, la mostra poi dello fritole con l'anima, come vengono chiamate, il sabato, e la parte più importante che è la furenga la domenica, con il carro che porta il vino ai vari punti di vendita e con il corteo dei ragazzi, dei giovani con i costumi tradizionali. Sono tutte cose che prese a sé così possono essere piccole forse di scarsa importanza, ma messe tutte assieme in un calendario complessivo diventano un impegno piuttosto forte e piuttosto interessante. La città risponde molto bene, negli anni scorsi abbiamo visto, nonostante il tempo non clemente, abbiamo visto una partecipazione molto forte. Speriamo che quest'anno il tempo ci aiuti e possa ripetersi il successo degli anni scorsi. Ovviamente la giornata clou con le strade chiuse, il mercatino è il mercoledì 11 e vi invito tutti quanti a partecipare. A San Claus, la fiera di San Martino che rispecchia la tradizione del territorio? Sì, senz'altro, anche una fiera organizzata direttamente dal nostro comune, con una lunga tradizione, con un anche sviluppo negli ultimi anni che si sta sviluppando, sta diventando un'attrazione turistica e con la qualità e con il lavoro che ci stanno mettendo gli organizzatori, io penso che ha anche un grande futuro. Anche le iniziative da Carriera? Sì, se pensiamo che ancora un paio d'anni fa c'era soltanto la fiera dell'11, mentre adesso si è allargato dal 6 all'11 con tante altre iniziative collaterali, vuol dire che siamo sulla giusta strada.